已经启动了会议录制。Buongiorno Presidente Stefano. Buongiorno Hank, buongiorno a tutti. Ci manca la Crico Canti, no? Parte. Vale. Greve in Chianti, mi sentite? Dovete accendere la videocamera e anche il microfono perché sono disattivati. Quanto fa? Eccoci, eccoci. Ora vi vediamo. Welcome. Questo è per parlare? No, questo è per il mio. E disattivare, diciamo. Ora, sì. Ora mi sento. Ora ti sento. Bene. E video se tu puoi, diciamo, lo scambiato, tutti ti vedono tu e ti riesci a disattivare. Ok. Buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Ciao. Ciao Alessandra e Paolo. Ciao, Paolo è in giunta, arriva appena, sì. Appena deve parlare. Perfetto, perfetto. Anche la nostra sindaca arriva adesso, è stata qui, poi andava via, poi torna. C'è la scaletta. Vita da sindaci, oh! Sono fortunati! Come stai? Va bene, tutto bene. Voi? Abbastanza? Sì, sì, sì siamo sì. Sempre mascherati, ma... Oh, sempre, sempre. Siamo quasi ormai abituati, eh? Eh sì. Bisogna fare le mascherine con la lumaca. Davvero. Il nuovo gadget. Ma davvero, spero di no, non ci sia bisogno. Ma... Bisognerebbe sperare di no, sì. Va bene, adesso non so come partiamo. Sarà avanti. Possiamo cominciare, se manca aggregati... We can start. I don't know. Okay. Possiamo cominciamo? Sì. Mi sembra manca un sindaco. No, no, va bene. Ok, cominciamo. Bene. Buongiorno a tutti. Che buon pomeriggio, in Cina parte di 6 ore di anno 2020 è una 50 anniversario dell'instaurazione delle relazioni. Bango, fermati un momento. Chi non deve parlare deve chiudere l'audio, altrimenti c'è un ritorno fastidiosissimo. Ok, bene. Quando bisogna parlare, accende. Alessandro, puoi chiudere? Ci senti adesso? Si sente bene? Si sente bene? Ok. 2020 è in una 50 anni di anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra in Cina e Italia. E anche quest'anno è la cultura di turismo cinese italiano. Quest'anno. Poiché Italia e Cina si sono sempre rispettati, apprezzati e vicende.
Gli scambi tra i città slow della Cina e dell'Italia sono diventati più vicini. A tal fine abbiamo tenuto oggi la videoconferenza La Cina-Italia ci passò per discutere alcuni degli scambi dello sviluppo tra Cina e Italia che ci passò. Presentiamo oggi partecipare in videoconferenza la parte Italia, il presidente dell'internazionale CSO, il sindaco di Ponica Stefano Pisani, il segretario generale internazionale CSO via Giorgio Olivetti, il sindaco di Orvieti Roberta Tattani, il sindaco di Creve Canti il Paolo Sotani, il sindaco di Amalfi Daniele Milano. In parte in Cina sono coordinatori CitaSlo in Cina, Li Xiaoping, questa cena. Il capo amministratore della CitaSlo internazionale Yashi, Zhang Lei, a fianco di Li. Poi dietro sono tutti i capi dipartimenti propagandi della comunità Kaohsiung, i capi dell'ufficio di scienza e tecnico. Poi ci sono i capi dell'ufficio per commercio e ufficio turismo, cultura. I comitati per gestire CitaSlo, poi gli anche imprenditori della nostra zona della CitaSlo. Grazie a tutti per essere venuti. La prima della scoppio era poi ci il programma così, il programma adesso io ho presentato tutti i partecipanti alla videoconferenza la stampa. Ah, ho cambiato c'è stato双方的人员参加的人员，能够讲一讲。 prima della scoppia della coronavirus della Cina e molti paesi ci hanno sostenuto e Italia è stata una di questi. E a marzo di quest'anno, dopo la scoppia tra Italia, anche la Cina è stata la prima nazionale che fornisce fornitura di medici e inviato esperti di medicini, un po' di mascherini, tutti a Italia. La cooperazione tra i due paesi della lotta contro l'epidemia nel nuovo coronavirus rafforzerà sicuramente ulteriormente amicizia di fiducia reciproca e tra le due parti. Adesso chiedo la Presidente Stefano Pisani parlare in merito. 我们下面请主席把这个。 Buon pomeriggio a voi in Cina e buongiorno dall'Italia. Un saluto affettuoso al neo coordinatore delle CitaSlo della rete cinese CitaSlo e un grazie all'ambasciatore Wang Fan per aver voluto organizzare questo incontro per noi molto importante di ripresa dei rapporti con la Cina che non si sono mai fermati ma che comunque hanno vissuto momenti molto complicati a causa del coronavirus.
Vang, mi dici tu come per la traduzione come vuoi fare? Hai il microfono spento, Vang? Direttamente la traduzione, ok? Ok. Dopo il saluto voglio ringraziare la rete Città Slow cinese per aver supportato le Città Slow italiane con una grande collaborazione anche molto recente ad affrontare il coronavirus che in Italia ha creato non pochi problemi, e quindi da parte delle Città Slow internazionali va un grande grazie. Nell'ultimo coordinamento internazionale anche altre reti come quella francese e quella polacca hanno rivolto a Gauchun in particolare come città di coordinamento un grande grazie, e soprattutto il rilancio di una futura collaborazione importante con la rete Città Slow cinese. Dopo tanto tempo, dicevo, è necessario ripartire, e bisogna ripartire con il migliore degli auspici e dei modi, avendo un progetto di sviluppo ulteriore della nostra rete internazionale Città Slow, che vede sicuramente una grande vicinanza alla rete delle Città Slow cinesi, che con molto dinamismo nel tempo è riuscita ad andare avanti e raggiungere diversi obiettivi importanti. Ancora grazie Vang a tutti, e ti restituisco la parola per ascoltare il neo coordinatore della rete Città Slow cinese. Grazie Presidente. Il Presidente dell'Internazionale Città Slow esprime la sua gratitudine, i suoi migliori auguri per la Regione Città Slow per la situazione epidemica del nuovo coronavirus. Grazie signor Stefano Pisani per la sua dichiarazione. Allora, successivamente Li Xiaoping e il coordinatore Cina fare discorso sul tema cooperazione turistica Cina Italia Città Slow. Ho già meglio se sono Xiaoyuan 李小平先生关于中国与意大利旅游的主题的这个发言。尊敬的皮萨里先生、女士们、先生，Gentile signori e signori， 今年二月十一日，国际曼联主席皮萨里先生致信慰问我们中国的曼城。 感谢皮萨里主席对中国曼城疫情形势表示关注。从目前呢，应该说中国的疫情防控已经取得了重大的进展。OK，ringrazio il presidente quest'anno il 21 febbraio ha mandato un messaggio chiede la come la situazione del coronavirus in Cina. Ringrazio per la tua. Comunque adesso in questo virus in Cina già è controllato. In questo periodo anche il vostro città, il nostro Città Slow in Cina anche aiutarci le altre Città Slow sia di Francia sia Polonia sia d'Italia, diciamo, per aiutarci il supporto qualcosa per insieme per superare questa terribile malattia. In questa occasione di conferenza video vorrei parlare qualche pensiero tra la Città Slow d'Italia con la Cina di turismo. Questa collaborazione,
Ma questo iniziato questa idea come premierare tra turismo tra Italia e Cina, ci sono due motivi. Primo, noi infatti in Cina in seguito sette centrali internazionali qualche coordinamento per la guida, l'idea, la linea per i turisti, la marketing. L'anno scorso, quanto al coordinamento fatto in Cina, la Presidente la Pisani con il nostro il sindaco, la segretaria partita di sindaco Wu, sono un accordo per sviluppo il marketing turismo tra in Cina e Italia. Noi stiamo seguendo questi accordo. Proposto, abbiamo intenzione di fare in collaborazione un ufficio ma molto più stretto di più contatti, avete una gente più contatti. Noi dobbiamo fare il mercato del turismo tra Italia e Cina più profondità, più scoperte, più profondità, cercare di collaborazione. Noi pensato magari facciamo un ufficio tra in Cina e un ufficio in Italia più raccordi scegliere la linea più profonda la fare aumentare la linea studio più profondi per il turismo. Così ci aiutaci tutti la città sia in Italia e sia in Cina. Libero di la collaborazione, così aiutarci loro tra le città fai la grande il turismo marketing. Secondo la proposta sono se arrivasse l'ufficio dei turisti, magari ogni città c'è l'ufficio dei turisti, la più collaborazione tra questi uffici e uffici. Il Presidente Pisani siamo più o meno abbiamo discorso su questo, magari tutti i capi, ogni città slow, sia visita in Cina che noi visita in Italia, così i capi poi studiamo la linea più possibilità per i cittadini, la città sul turismo, cioè scoperto più turisti più profondità, diciamo. Ci
non ho intenzione di collaborazione con Orvieto, con la Polica, con Armafe, con Agricardi, in collaborazioni più profondi, così facciamo un buon inizio di si visita e si ha tutto due in città. Il prossimo la cucina, magari facciamo ogni città ci sono agenzie di turisti, ci aiutaci noi come i politici, ci aiutaci questa agenzia e collaborazione. Perché l'agenzia di viaggio più la è pratica, più pratica si organizza questo bene di organizzatori. Noi politici, come ci aiutaci questa l'agenzia, tutti gli uffici, loro ci organizzano così più meglio. In questo organizzazione così avanti siamo più sviluppo tutti sul mercato del turisti e mercato della anche l'idea della filosofia della città sola. Un quadro magari facciamo nelle due la città sola ci mette un tipo di museo, ci mette dentro la merce speciale. 两国曼城都有很多丰富的旅游商品和特色文化产品，探讨双方是否可以在陈述合作的前提下，在意大利开设中国曼城特色商品，同样也在中国曼城设立意大利特色商品，当然这可以是一个短期的计划。嗯，se così più avanti possiamo si mette anche in Cina ci mette un museo diciamo per la città solo italiani, la merce speciale ci mettiamo in Cina a parte, così la gente viene a visitare, si vede. Anche possibilità in Italia ci mettiamo da parte della Cina di merce in Italia, un museo, così anche l'italiano si vede e si tocca. Grazie. Vi ringrazio. Allora, grazie il coordinatore di shopping per il suo intervento. Poi inviterò Pier Giorgio segretario generale della società tenere una discussione sulla cooperazione turistica tutta solo in Cina e Italia. Sì. Grazie all'ambasciatore Wang per anche il supporto totale che dà a Città Slow e anche per la traduzione. Saluto e ringrazio prima di tutti il nuovo coordinatore Li Xiaobin della rete cinese. Noi abbiamo un'importante azione di cooperazione con Italia e Cina, ma anche con Città Slow Internazionale, Città Slow International e Città Slow Cina. Avete 11 città al momento in Cina e questo è importante, quindi una rete
che sta crescendo in qualità, sta crescendo anche in quantità. E veniamo al tema della cooperazione, in breve, perché avremo molti campi di collaborazione. Io mi limiterò a specificare quello che riguarda il turismo. E allora abbiamo iniziato, abbiamo detto, una collaborazione tra la sede centrale di CitaSlo International, che è situata in Orvieto, come sapete, in Italia, e Kaohsiung Yashi oltre 10 anni fa. E devo dare atto a Yashi e a Kaohsiung di avere condotto in modo equilibrato e molto attento lo sviluppo lento della rete in Cina. Considerate che abbiamo, come sapete, avuto oltre 100 candidature, però abbiamo appunto fatto qualità e abbiamo accettato 11 CitaSlo al momento. E Yashi è la capitale, in sostanza, delle CitaSlo cinesi, grazie all'impegno dell'amministrazione di Kaohsiung. E andiamo avanti. Per quanto attiene CitaSlo Tourism, noi abbiamo inserito, come sapete, alcuni concetti nell'attività produttiva turismo. L'economia della resilienza, quindi fare sì turismo ma senza autodistruggerci, quindi essere così capaci e così slow in termini culturali da mettere in valore quello che abbiamo, quello che siamo, ma senza distruggerci, con forme di turismo eccessivo, più turbo. Il senso del limite, in sostanza. The meaning of the limit, rispetto per quello che noi abbiamo e quello che siamo, e anche immaginare, avere una visione di futuro, per la nostra comunità, per il nostro luogo, non a un anno, a due anni, ma anche a 5 anni, a 10 anni, a 50 anni. È quello che è stato fatto esattamente a Yashi, a Kaohsiung, un villaggio di circa 40 chilometri quadrati e all'incirca 40.000 abitanti. E io ricordo, quando sono stato la prima volta a Yashi e a Kaohsiung con Angelo Vassallo, e c'era un mare di farfalle nei campi. Questo a dimostrazione che la coltura biologica che avevate proposto e attuato a Yashi aveva degli effetti straordinari sulla qualità dell'ambiente, e questo dall'agricoltura passa al turismo e all'ospitalità. CitaSlo Tourism vuol dire oggi, non solo a Yashi e a Kaohsiung, ma in tutta la rete, vuol dire turismo esperienziale, experiential tourism. Vuol dire una comunità attiva, una comunità, la comunità dei cittadini che abitano in una CitaSlo, che compartecipano al settore turistico, non ne sono vittime o semplicemente indifferenti. Non tutte però le strutture e non tutti i servizi turistici sono perfettamente adatti a entrare nei pacchetti di turismo di CitaSlo. E infatti alcuni di questi sono più adatti, per esempio le strutture più piccole, oppure quelle che hanno la possibilità di fare laboratori dell'artigianato, e coltivare le culture, trasmettere le culture, fare vivere le culture locali al turista, che non è semplicemente un passeggero, ma è un viaggiatore, è una persona che vuole conoscere i luoghi e vuole conoscere le esperienze. Questo è il target di CitaSlo Tourism. Come si realizza un pacchetto di CitaSlo Tourism? Scusate, perché abbiamo pochi minuti ciascuno e non possiamo approfondire, ma questi sono alcuni dei cardini principali. Ne abbiamo parlato assieme con Yashi e con Kaohsiung e con tutte le CitaSlo cinesi.
il turismo esperienziale, abbiamo detto fare esperienze, quindi entrare in un laboratorio di artigianato. Questo è un laboratorio di artigianato della ceramica di Orvieto, e a Iasci ce ne sono altrettanti. Partecipare a laboratori anche di cucina, imparare facendo, imparare a cucinare in modo tradizionale. Difendere il paesaggio, difendere l'ambiente, non solo quello naturale di pregio, ma anche il paesaggio sociale e quindi storico. Ne sanno qualcosa gli amici a Greve in Chianti e ad Amalfi o a Pollica. Arte e storia. Arte e storia è importantissimo perché è il cuore della cultura. Noi come Città Slow non siamo, come sapete, tradizionalisti, abbiamo un'immagine del futuro molto importante, anche delle tecnologie. Oggi partecipiamo alla Nanjing Technology Tech Week e portiamo questo know-how che riguarda il turismo esattamente. Quindi l'arte e la storia significa non dimenticare il proprio patrimonio e metterlo in valore. Food and wine, ovviamente noi siamo italiani e i cinesi sono tra il popolo che maggiormente comprende questo e condivide con gli italiani questa idea di biodiversità e di ricchezza nel cibo e nel beverage, food and wine. Questo in sintesi è quello che volevo accennarvi sui cardini di Città Slow Tourism. Questa è... Ho voluto costruire un patchwork, un'immagine multipla su quello che abbiamo visto e vissuto a Iasci e a Gaucho. Voi avete già il rispetto della tradizione, avete già l'innovazione e quindi le auto elettriche, i pannelli solari, tutto quello che avete fatto, il sistema di qualità nell'accoglienza turistica. Avete anche difeso il paesaggio con molta serietà e quindi in questo modo un villaggio, diciamo, che prima di diventare Città Slow era uno dei tantissimi villaggi rurali, agricoli del territorio di Nanjing, di Nanchino, oggi è diventato una meta importante anche dal punto di vista turistico, naturalmente del tipo di turismo che abbiamo detto, quindi un turismo con il senso del limite. Non possono venire milioni di persone nello stesso momento, nello stesso luogo a Iasci o in un'altra città slow. Ma questo è importante per difendere e difendere l'ambiente, ma anche le culture che sostengono questo ambiente. Congratulazioni ancora per quello che è stato fatto a Iasci. E a proposito della proposta del coordinatore Li Xiaobin, io aggiungo che abbiamo portato da voi l'ultima occasione l'anno scorso di incontro un pacchetto turistico pilota che collegava appunto alcune città slow italiane, tra queste proprio Greve in Chianti, Orvieto, Pollica e Amalfi, e questo pacchetto è già attivo, purtroppo interrotto da queste questioni dovute al virus, ma abbiamo già la copertura tecnica di un tour operator e stavamo per partire in questi mesi. Quindi rilanciamo e ringraziamo. Noi assolutamente siamo sintonizzati, vi abbiamo fatto la proposta, ma questa proposta è reciproca anche rispetto a un pacchetto eventuale appunto per turisti europei o italiani da proporre, facendo un pacchetto analogo di viaggio nelle città slow cinesi. Perché no? Ecco, questo dobbiamo costruire anche occasioni di reciprocità. Non dimenticate i prodotti, avete parlato delle merci, prodotti agroalimentari, e lì siamo a disposizione con tutte le città slow italiane per appunto costruire insieme un ufficio di collegamento tra Italia, Europa e Cina. Grazie, xie xie. Grazie.
di Giorgio Rovito per il suo intervento. Poi abbiamo invitato la signora Charley, la capo amministratore della città Soggiasci, a presentare l'ambiente investimento caution e i prodotti turistici agli Asci città speciale della sua merce. 尊敬的主席秘书长，韩英女士，苏大尼先生，大家下午好。我首先向大家介绍一下我们亚细曼城的情况。亚细曼城位于江苏省南京市高淳区亚细街道，2010年11月27日被授予国际曼城称号，是中国首个国际曼城。 曼城区域面积 5.8 平方公里，坐拥三山两水五分田的黄金比例， 全长48 公里的生态观光廊道，沿途点缀着独具风情的乡村旅游特色村。高淳民风淳朴，风景秀美，物产富饶，是一处集生态观光、农事体验、休闲娱乐为一体的慢生活度假目的地。 吃在亚溪，品尝特色美食，水质清纯的固城湖，孕育出固城湖螃蟹、水八仙等特色美食，青团软虾糕等特色糕点，也让人食指大动。住在亚溪，清静恬静自然，以瑶池山庄、整松酒店、半城大山房车营地为代表的特色酒店，以大山民俗村、吕家美食村为代表的农家乐及民宿。 营造慢享度假空间，游客在此放松心情，回归自然，尽享远离城市喧嚣的宁静。游在亚溪，回归美丽田园。春天的亚溪五彩斑斓，在桃花扇广场欣赏曼城风光，看鲜花海洋。夏天的亚溪苍翠欲滴，在瑶荡柳基茶园及吕家大草坪放眼青山，看一季碧绿枝繁的叶茂。 秋天的雅西红艳似火，在大山红枫林捡拾秋叶，看秋天走过的痕迹；冬天的雅西红红火火，在鸿运长廊和大山年货节现场迎接福运，看大红灯、高包挂。购在雅西，带走开心回忆。曼生活系列文创产品，在文创产品中融入曼生蜗牛 logo 以及亚细曼城淳朴的曼生活元素，祝愿每一位来到亚细曼城的游客都能将这一份宁静带回家。武昌系列文创产品以亚细的传统民间习俗跳武昌为灵感，在文创产品上印制卡通化武昌形象，让游客带走我们亚细曼城的美好祝福，延续旅客的开心。 另外，我做一下高淳投资环境的推介。高淳自古以来就是日出斗金、日落斗鸣的江南鱼米之乡、富庶之地。高淳亚细曼城严格遵守曼城宪章和理念，我们始终致力于保护亚细的生态环境、民俗文化、传统手工技艺的同时，高淳也致力于发展对人类健康有益的医疗产业，打造高淳医疗产业。 医疗器械产业园积极引进相关人才，希望在消除疾病、防范疫情、保障生活健康等多个方面做出自己应有的贡献。谢谢。 Allora, il capo amministratore della città di Soggiasci prima ha presentato la presentazione sulla città di Soggiasci. Comunque ci ha scritto alla video su, abbiamo visto anche scritto in italiano, in questo caso per il tempo stretto non più di traduzione. Ringrazio Sanlei per l'introduzione, quindi sto facendo un ma io so che stai già parlando. Chiediamo il sindaco di Orvieto promuovo i suoi prodotti turistici anche i prodotti speciali. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono onorata e felicissima di fare la vostra conoscenza e di essere presente a questa conferenza.
Parlare di Orvieto per me è un qualcosa di particolare, perché è la città in cui sono nata, in cui vivo con la mia famiglia, e credo che sia la città in cui c'è una qualità di vita straordinaria. Il luogo praticamente ideale per poter non solo fare delle esperienze turistiche, ma io credo anche di vita quotidiana particolarmente eccellenti. Che cos'è che contraddistingue la nostra realtà da tante altre? La sua autenticità. Noi veniamo da una tradizione, da una storia millenaria, di cui ancora oggi è possibile vedere ciò che è stato, di una grandezza importante, di un prestigio altrettanto importante. E abbiamo anche una tradizione... Sì. E abbiamo anche una tradizione enogastronomica altrettanto importante. Chi visita le nostre realtà, i nostri territori, non solo si immerge in una storia, in una cultura millenaria, ma anche la possibilità di conoscere le nostre eccellenze territoriali, i nostri vini, l'olio, le nostre risorse enogastronomiche, di cui qui potete vedere qualche esempio, gustosissime, meravigliose, che proprio... danno un piacere al palato e che fanno capire l'autenticità della nostra zona e del nostro mondo. Infatti io dico sempre che Orvieto è un mondo straordinario, con percorsi naturalistici altrettanti straordinari, dove è possibile fare non solo sport, è possibile però immergersi in una natura incontaminata. Queste credo che siano le nostre caratteristiche più importanti. E poi, insieme ad una vita quotidiana che noi viviamo e che vogliamo e che riusciamo a far percepire anche a chi viene a trovarci. Il nostro sistema di accoglienza è un sistema di qualità. Abbiamo sia strutture alberghiere di qualità, ma abbiamo anche strutture extra alberghiere altrettanto di qualità. Immersi nella natura, immersi nella bellezza di un territorio che è ancora autentico. Credo che visitare Orvieto e venire ad Orvieto sia un'esperienza che da fare, e lo dico da sindaco di questa città, ma lo dico soprattutto da cittadina di questo territorio. Io mi auguro che possiamo, guardate, la nostra cattedrale, è una delle cattedrali più belle del mondo, ma per noi è un pezzo di vita, perché su quelle scalette che voi vedete, lì nascono gli amori, si consolidano, e tutta la nostra vita l'abbiamo vissuta sotto un qualcosa di meraviglioso, di unico, di straordinario. E noi vorremmo che queste nostre emozioni siano, e sono sicura che queste nostre emozioni siano sicuramente condivise da quanti vengono a visitarci. Il nostro slogan attuale è Orvieto, città viva, esperienza autentica, perché è l'autenticità che si respira. E è proprio il nostro essere slow, quotidiano, essere una città in cui è possibile avere emozioni uniche e straordinarie. Quindi mi auguro che possiamo avere un rapporto di collaborazione tra di noi, perché noi ne saremmo felici, felicissimi. E sono convinta che avremo tante cose da raccontarci, ma soprattutto da condividere. Ringrazio il sindaco, il presentato e la sua città. Si vede quando il sindaco presenterà la città di Orvieto, da gioia a fronte e cuore, sempre perfetto la città. Comunque ti ringrazio altre volte. Il sindaco seguito abbiamo chiesto il sindaco di Crevicanti a promuovere i suoi prodotti turistici e prodotti speciali. Ci sono sindaco di Crevicanti? Paolo, riattivi il microfono. Paolo, devi attivare il microfono. Sì, sì. Ok. Buongiorno, sindaco.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Grazie, grazie per questo invito e grazie anche per quello che ci avete considerato come comune di Greve in Chianti, che come sapete è uno dei quattro fondatori di Città Slow. Abbiamo assistito a questa prima fase di videoconferenza trovando tanti punti in comune, davvero. Noi si parlava di biologi o di tè biologi, ho sentito, e anche noi siamo relativamente a un nostro prodotto tipico, è il vino, siamo il primo distretto biologico vitivinicolo d'Italia. E quindi poi la produzione di tè è una produzione importante, per noi la produzione di vino è una produzione non importante ma primaria per quanto riguarda il nostro territorio. E andare sul biologico vuol dire andare principalmente sulla filosofia, che è quella della filosofia per cui è nata Città Slow. Città Slow è nata, come ben sapete, sulle buone pratiche, ma soprattutto anche sulle tradizioni e la qualità dei prodotti, la qualità della vita, perché la qualità dei prodotti poi fa qualità della vita. E noi con vino e con olio naturalmente siamo totalmente in quella direzione. Mi ha fatto molto piacere questo simbiosio tè biologico con vino biologico. Io che quindi davvero non lo sapevo di questo e davvero mi fa piacere che si vada davvero in quella direzione, perché tutti noi dobbiamo cercare di andare in quella direzione. Prodotti naturali, prodotti sicuri, che ci permettono davvero in un qualche modo di andare verso contro la globalizzazione da questo punto di vista e andare sul futuro riscoprendo il passato, perché soltanto questo abbiamo di prospettive. I nostri piccoli comuni, sicuramente il nostro presidente che ci rappresenta nel miglior modo, perché Stefano Pisani ci ha rappresentato in questi anni come meglio non si potrebbe a livello in Italia e nel mondo. È cresciuta molto la nostra associazione grazie a lui, diciamo dal 99 quando è nata. Nel corso degli anni siamo passati a un bacino italiano, poi a un bacino europeo, a un bacino mondiale, e soprattutto voi, le vostre realtà che hanno ben capito la filosofia che vogliamo portare avanti. E davvero il nostro presidente l'ha fatto nel miglior modo possibile. Vi dico anche che il nostro territorio è un territorio, noi le città, lo sapete, sono tutti piccoli comuni che quest'anno, piccoli comuni hanno sempre puntato molto sulla parte enogastronomica, agricola e quindi anche turistica. E quest'anno soffriamo tantissimo con questo Covid, quest'anno più di altri, mentre in passato avevamo, diciamo, quei vantaggi in più. Quest'anno la problematica turistica ci mette a dura prova, ma è anche lo strumento che abbiamo per partire prima degli altri, dimostrando quali sono i nostri valori, quali sono le nostre tradizioni e quali sono le nostre identità. Grazie a questo sicuramente possiamo ripartire prima degli altri, e dei segnali già importanti ce li abbiamo per la seconda parte del 2020 e siamo molto fiduciosi per il 2021. E su questo sicuramente l'immagine di Città Slow, quello che Città Slow rappresenta
e quello che è la loro, la sua filosofia, sarà uno dei punti più importanti di promozione per ripartire prima degli altri, e su questo sicuramente siamo fiduciosi. Facevano le domande. Grazie. Comunque speriamo il più presto la sua città, il vino rosso Candy, arriva in Cina. La Candy è più famosa anche in cinese, è conosciuti. Comunque noi bisogna aiutarci la piccola azienda, soprattutto la città storica, piccola azienda di vigni, per scambio alla merce, sia olio che la pirosa. Okay. Il prossimo, chiediamo il sindaco di Ippolica, anche la presidente, di presentare la società da Ippolica, la 5 Vele Ponte, no? Sì, sì. Grazie Vang. Non so se Luca riesce a mettere online il video che abbiamo preparato per Ippolica, Pier Giorgio. Ce l'hanno in Cina? Ce l'hanno in Cina. Se vuoi lo mettiamo noi, ma ce l'hanno loro, eh? La regia cinese, se potesse mandare il video di Ippolica. Vabbè, non è importante, insomma, diciamo delle cose molto rapidamente, insomma, riguardo Ippolica. Bang, non ti preoccupare, andiamo avanti. Cerchiamo di essere molto rapidi. Ippolica innanzitutto è riconosciuta in tutto il mondo come la città, come la comunità emblematica della dieta mediterranea, che l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio culturale e materiale dell'umanità nel 2010. Quest'anno ricorrono i 10 anni dal riconoscimento UNESCO, e lo stile di vita mediterraneo rappresenta, come dire, un insieme di elementi straordinari, a cominciare dalla parte agroalimentare con le produzioni di eccellenza agricola del territorio del Parco Nazionale del Cilento, e finire poi con le grandi eccellenze della biodiversità ambientale, essendo Ippolica in un parco nazionale l'area protetta più grande d'Europa, tra area a mare e area a terra. Ecco, questo è un piccolo video che vi fa vedere Ippolica dall'alto, con le sue frazioni, e il grande dinamismo di Ippolica è collegata tra collina e mare. Anche noi abbiamo delle produzioni di eccellenza che sono collegate innanzitutto al mare, con le alici di Menaica e con il presidio Slow Food delle olive ammaccate in collina. Insomma, rappresenta al meglio quello che è lo spirito città slow, come quella come le altre città, come Orvieto, Crevicchianti, Amalfi e tutte le città slow italiane, che racchiudono in sé lo spirito che ci ha ispirato in tutti questi anni. Più che raccontarvi quello che turisticamente Ippolica rappresenta a tutto di questo momento dedicato al mio comune, per raccontarvi che Ippolica, come città slow e soprattutto con la presidenza internazionale, è stata recentemente ricompresa all'interno del Comitato Nazionale dei Borghi, attraverso il quale come città slow possiamo esprimere quali sono le iniziative per lo sviluppo futuro del turismo all'interno del Ministero dei Beni Culturali, a seguito di una recente conferenza che abbiamo tenuto con il Ministro Franceschini e con la Sottosegretaria al Turismo. Vuol dire che riusciremo nel migliore dei modi anche a coordinare le iniziative tra l'Italia e la Cina, tra le città slow italiane e le città slow cinesi, in modo da garantire nel migliore dei modi, come dicevo prima, una relazione di scambio non solo dei flussi turistici, ma anche delle produzioni di eccellenza che sui territori delle città slow italiane vengono realizzate.
Per questo Vanga accolgo con grande piacere l'ipotesi di collaborazione che il coordinatore cinese ci proponeva, cioè di installare, degli uffici stabili di collaborazione turistica tra la Cina e l'Italia, e avremo modo di costruire questi rapporti di collaborazione in vista del prossimo ufficio di presidenza che terremo prima della prossima assemblea internazionale, per poi anche sottoscrivere degli accordi tra le nostre città. Questa è una delle frazioni marine a Ciaroli, la più famosa. Veniamo ormai premiati da oltre 20 anni da Legambiente Touring Club con le 5 vele. Siamo bandiera blu da oltre 30 anni, un altro riconoscimento internazionale. Questo ovviamente è la figura imponente del sindaco Angelo Vassallo. Completo così questo mio intervento e vi ringrazio ancora per le disponibilità che ci avete messo, la disponibilità con la quale avete avviato questo incontro di stamattina. Ti ringrazio il sindaco di Polica, che ha presentato la Polica, la bellissima città. Il sindaco di Amalfi presentare il suo prodotto turistico e prodotti speciali. Buongiorno a voi, non so se Luca ha disponibile il video da mandare per farlo vedere ai nostri amici. Pier Giorgio? Vanga il video di Amalfi. Come? Allora, i video li hanno chiesti dalla Cina, li abbiamo mandati in Cina. Adesso li ricerchiamo noi e vediamo cosa possiamo fare. Perché fa tutto la Cina, Pier Giorgio. Ok. Vabbè, nel video che vi stiamo per mostrare c'è... Eccolo. Ci siamo? Eccolo qua. Questo è un video che abbiamo realizzato pochi giorni fa con un messaggio d'augurio. Ripartiamo Amalfi. È un po' quello che tutti gli operatori commerciali di Amalfi si augurano dopo questo periodo inatteso del virus. In questo breve spot, in maniera molto veloce, avete potuto vedere una serie di attrattori straordinari della nostra città, con l'imponente cattedrale di Sant'Andrea, ma soprattutto il paesaggio che vale ad Amalfi e alla sua costiera il titolo di patrimonio UNESCO dal 1997. C'è una peculiarità in questo paesaggio, che è una montagna che affonda direttamente a mare, senza un paesaggio intermedio, un paesaggio che degrada. E su questa specificità sono state costruite piccole realtà che vengono riconosciute nel mondo come costiera amalfitana. In questo territorio gli uomini hanno dovuto rubare alla terra degli spazi per poter dare seguito a coltivazioni importanti. Parlo del limone, che è un tratto caratteristico della nostra realtà, ma anche un presidio di salvaguardia del territorio. E
questo paesaggio unito alla mano dell'uomo dal 1997 è patrimonio dell'umanità. Nel video vi ho potuto vedere una serie di prodotti artigianali della nostra città che abbiamo presentato in maniera augurale, proprio perché insieme agli operatori commerciali della nostra città stiamo curando la ripartenza. È una sfida vincente perché Amalfi era lanciata verso un anno straordinario dal punto di vista turistico. Posso dire che probabilmente stavamo avendo problemi di eccedenza, e questo per una città slow è chiaramente un punto di riflessione, ed è per questo che nel corso degli ultimi anni ci stavamo organizzando per gestire in maniera intelligente, grazie all'ausilio di nuove tecnologie, anche i flussi di traffico e di mezzi pesanti che arrivano in costiera amalfitana, che non sono compatibili con quello che è lo spirito di Città Slow. Città Slow per noi è un modo di intendere la città, un modo di presentarsi agli ospiti nel fare la cosa che siamo più portati a realizzare, ovvero l'accoglienza e l'ospitalità, mostrando le nostre specificità e le cose belle di casa nostra. Sono già alcuni anni che nel corso dei mesi invernali turisti dall'Estremo Oriente giungono ad Amalfi, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio, e questo è un fatto assolutamente importante perché da un nostro punto di vista vanno ad inserirsi in un periodo dell'anno in cui non abbiamo grandi flussi di turismo, quindi consentono anche un certo tipo di economia durante quei mesi, ma soprattutto sappiamo che sono turisti che amano stare lontano dalla grande folla e pertanto riescono a godere di Amalfi e della costiera un po' come riusciamo a viverla noi quando nei mesi invernali riusciamo a interagire tra cittadini e non più insomma con migliaia di turisti che ci scelgono ogni giorno. Vi ringrazio e spero che anche il video sia stato cosa gradita. Ringrazio il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, che ha presentato il suo splendida la città. Noi sappiamo comunque che l'Italia è pieno di cultura e storia, anche qualsiasi città a visitare, stupendo. Speriamo che i sindaci della città, degli italiani, di presentare in città al mondo, dimostra la bellezza, deve esserci. Ma io vivo in Italia tanti anni, noi sappiamo italiani è tutto il bello, sia gastronomia, cultura, museo, un certamente bellissimo. Comunque in Cina adesso la donna anni 50 anni già in pensione, il uomo la 60 anni in pensione, allora c'è tanto di tempo e poi per i turisti. Speriamo si organizza bene, iniziamo da Città Slow. Iniziamo da Città Slow, si organizza e tutti i cittadini fai visita turisti e tutte le parti, capisci più profondi che significa turisti la Slow. Comunque il prossimo comunque la Li Shopping è con il sindaco di Orvieto, si scambia idea per collaborazione con Gemellaggi città e possibilità più avanti, comunque ci parla questo tema. Ringrazio Cinghiato Zhang, Giorgio, 应该说大家对曼森里面的理解，包括一些建议，也引起了我们的共鸣。Sono molto contento oggi siamo a Scambia sulla conferenza videoconferenza.
più o meno sia la nostra idea, tutti non d'accordo. Nel 2010 abbiamo partecipato alla CIPASOL, i gruppi della CIPASOL. Siamo la filosofia anche più o meno e capisce più profondo che cosa è CIPASOL. Speriamo spesso di scambia, discute tutti l'idea, eccetera. Tra discorso abbiamo più avanti, così sia dall'idea della situazione in Cina è più conosciuti. Chiediamo presto che il nostro fratello della Cina italiani e scambia la sua economia, i matti, sia turisti anche sua, i prodotti. Ultimo, la chiede tutti i sindaci e benvenuti. Prossima in Cina. Grazie i coordinatori in Cina, Li Xiaoping, le parole. Non è che 也有剧情，然后下面另外，prossima sono i capo amministratori della città Soyashi e parlare su. 好，感谢主席和秘书长的牵线搭桥。今天的这个会议效果非常的好。希望我们双方的这个合作意向能够尽快的变成现实，同时呢，也希望我们跟总部之间的这种交流合作能够更加的畅通。Vi ringrazio oggi di partecipare la presidente e segretaria anche di tutti i sindaci di partecipare a questa conferenza video. Speriamo in questi una collaborazione solo più stretto, più avanti, più realizzare. Poi qualche sindaci, se vuole parlare, vediamo. Sì. Allora, accogliamo con molto piacere questa volontà di promuovere un gemellaggio. Noi abbiamo delle procedure piuttosto complesse per definire ufficialmente questi rapporti. Quindi avviamo comunque un processo e ci rendiamo disponibili magari a dei rapporti di collaborazione fino alla definizione poi eventualmente di un gemellaggio ufficiale.
cercheremo di accelerare i nostri tempi. Ok. Allora, mi sembra che dietro prima ci sono gli imprenditori, se non c'era questo coronavirus, abbiamo già ordinato vino rosso dalla città solo, mi sembra vicino alla Polica. Questo progetto non sono un container finito, dobbiamo continuare, aiutarci artigianali città solo, la piccola azienda per suo prodotti e sviluppo, comunque noi continuiamo, forse sicuramente quando questo, la malattia di coronavirus è un po' di passato, prendiamo subito i vini, questo sicuro, 100%. Ci sono altri sindaci a parlare? Sì, Lang. Ti voglio ringraziare per il lavoro che avete fatto per quanto riguarda le produzioni, con occasione anche per riprendere il ragionamento che avevamo avviato prima del Covid-19. Come Città Slow stiamo lavorando in modo molto imponente sulla Città Slow Market col direttore Oliveti, proprio per consentire l'identificazione e la promozione dei prodotti delle città slow. Quindi avere un partner come Città Slow Cina per favorire e sostenere le produzioni locali delle città slow italiane è per noi un motivo di grande orgoglio e pregio, per cui l'occasione è sicuramente utile, quella di stamattina, per riprendere i nostri rapporti anche di scambi commerciali sui prodotti di eccellenza Città Slow, ma è anche importante per ringraziarti, perché questa è una cosa che hai voluto portare avanti tu direttamente come ambasciatore di Città Slow in Cina, e per cui a questo punto ti chiedo, anche se in emergenza Covid, la possibilità di cominciare immediatamente a verificare se ci sono i presupposti di allargare la sperimentazione che come Pollica abbiamo fatto con i vini prodotti nelle vicinanze di Pollica. Possiamo tranquillamente lavorare proprio con i presenti, con Orvieto e con Greve in Chianti, verificando se ci sono le possibilità di esportare in Cina anche alcuni dei vini straordinari prodotti sia ad Orvieto che a Greve. Così come potremo sicuramente trovare delle altre collaborazioni per i prodotti di Amalfi. Bang, stamattina gli inviti sono stati rivolti ai sindaci che sono collegati, proprio perché è necessario, per quanto mi riguarda come presidente internazionale, essere molto pratici e diretti. Quindi dobbiamo cercare sempre di finalizzare il nostro lavoro a qualcosa di concreto. Per cui direi che stamattina ci possiamo, come dire, salutare, andare alle conclusioni di questa giornata con due elementi importanti. Uno, la ripresa delle attività di commercializzazione dei prodotti Città Slow italiani in Cina, proseguendo l'attività di sperimentazione. Due, intendo prima del prossimo ufficio di presidenza, attraverso un dialogo con te e con il coordinatore, con il nuovo coordinatore di Città Slow China, individuare quali sono le modalità migliori per strutturare gli uffici di collaborazione sul turismo tra Italia e Cina in modo veramente molto pratico, attraverso le collaborazioni eventualmente con tour operator e agenzie di viaggi, passando anche attraverso la componente istituzionale del governo italiano, per capire come possiamo riprendere e progettare magari per il 2021 una ripresa dei flussi turistici. Dopo questi interventi ci sarebbe stata la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, che però per noi come Città Slow è molto più utile condividere all'interno almeno dell'ufficio di presidenza, come dicevo prima,
dove anche voi dovreste partecipare nel prossimo ufficio di presidenza, per poi come dire, presentarlo a tutte le altre reti nazionali come buona pratica per il futuro. Wang, spero che nella traduzione tu ottimamente stai portando avanti riesci a far capire al coordinatore i due elementi essenziali. Primo, ripresa dei rapporti commerciali con la Cina attraverso l'esportazione dei nostri prodotti di eccellenza italiani verso le città cinesi. Secondo, la ripresa di un dialogo e di un rapporto turistico attraverso l'apertura di sportelli, di uffici dedicati tra Italia e Cina per la ripresa del flusso turistico, cosa che converremo e sottoscriveremo magari insieme al gemellaggio con la città di Orvieto nei prossimi mesi. Colgo l'occasione per salutare gli altri colleghi sindaci e per ringraziare in particolare la cara sindaca di Orvieto che continua ad ospitare in modo egregio ed eccellente la sede internazionale di Città Slow. Grazie, ringrazio il presidente, fatto il RASI ci ho compreso da tutto, comunque questo è anche l'obiettivo, dobbiamo con gli impegni realizzare sia questo sulla da turisti in Città Slow. Avete altri i sindaci che vuole preparare qualcosa? Ci vuole magari per scusare, ci però io meno fa con Gesù. Io credo per il prossimo a realizzare bisogna un ufficio speciale dell'ufficio e più i contatti più realizzare sia i turisti e il commercio magari e partecipare i capi per Città Slow dell'ufficio di Città Slow e visitare in Cina qui quando arriviamo in Cina poi ci pensa e noi qui e tutti organizza e altri anche noi 10 della Città Slow viene in Italia poi ci organizza dai voi così iniziamo questi penso 2020 o 2008 l'anno prossimo quando finisce il coronavirus quando finisce se non ci sono altri sindaci vuole parlare comunque questa volta la conferenza video potrebbe essere così il presidente anche per me può andare bene così ti ripeto la disponibilità a farci trovare pronti all'interno del prossimo anno appena sarà possibile riprendere il movimento, quindi abbiamo un grande lavoro da fare prima di ripartire, però mi pare che siamo sulla strada giusta. Grazie per l'organizzazione, grazie ai miei colleghi sindaci di Orvieto, Greve ed Amalfi, e grazie al segretario generale sempre pronto ed efficace. Ciao a tutti. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ci sono tante luci. Due punti in sostanza. La commerciale.